Noi non ci aspettavamo una partita così dura, pensavamo arriva il Cagliari, solita passeggiata, forse tu la pensavi diversamente. Vi sbagliavate, perché era assolutamente scontato che questa era una partita dura. Innanzitutto perché noi siamo ripartiti da dove avevamo lasciato l'anno scorso. Sclano è la prima partita che fa praticamente da gennaio scorso, se non ricordo male. E quindi abbiamo fatto tutto il precampionato sempre praticamente con due giocatrici in meno, che da noi era preventivato anche l'acquisto di un'altra lunga, quindi anzi veramente oggi abbiamo trovato il jolly con Sclano. Era noi in affanno, il Cagliari era già una buona squadra con un grandissimo allenatore e in più si è rafforzata, che ha preso un Vacca che è sicuramente un signor playmaker e poi ha trovato anche questa ragazza lunga che ci ha dato tanto tanto fastidio oggi. Una squadra compatta, sono giocatrici che si conoscono da diversi anni, giocano insieme con delle punte notevoli, perché giocatrici come Pinna e De Michele possono giocare anche in A1. Comunque, puoi ritenerti soddisfatto di questa prova della tua squadra? Abbiamo sofferto tanto, forse non abbiamo fatto tutto benissimo, però ecco, non era assolutamente facile oggi portare in porto questa partita. Poi le prime partite del campionato sono sempre così. Sono contento perché lo spirito della squadra è rimasto inalterato e forse questa è la base per cominciare con tanta tanta umiltà a sperare nel futuro, sperando innanzitutto in un recupero totale di Sclano, e poi noi siamo sempre sul mercato perché a noi manca sempre una lunga. Quell'ultima azione del secondo tempo con Perfetti che ha realizzato il canestro che ha portato all'overtime, era tutto previsto? Cioè fallo, la lunetta e Perfetti che ha realizzato? No, abbiamo scelto lo schema. Lo schema era previsto, con quello schema può succedere che si liberi la giocatrice, in quel caso era Sasha in quella posizione, era Perfetti in quella posizione, e poi lei è stata brava a fare quel canestro che sicuramente era un canestro molto molto difficile.